C'è anche un aspetto medico. Allora, prima di ridare la linea a Roma, vediamo l'estratto di un video realizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri. Ciao, io sono mio, io sono mia. Ed io sono Meo. E, e questa, questa è la nostra, nostra famiglia. famiglia. Noi riprendiamo l'argomento che ha trattato Roberto con Mattia Doria, segretario nazionale alle attività scientifiche ed etiche della Federazione Italiana Medici che è collegato dalla sede Rai eh, di Venezia. Buongiorno a Mattia Doria e diamo il benvenuto qui in studio a Teresa Pascarelli, conduttrice di Rai YoYo -Yo e divulgatrice per bambini. Doria, vengo da lei per riprendere il discorso dei, dei bambini. Voi avete scelto di rivolgervi ai più piccoli attraverso un fiumetto con quali ma allora buongiorno a tutti intanto eh, la scelta che abbiamo fatto come pediatri di famiglia, quindi come pediatri che sono quotidianamente a contatto con le famiglie, con i genitori, con i bambini, abbiamo pensato che in questo momento particolare in cui anche i genitori sono particolarmente preoccupati della situazione legata all'infezione del coronavirus, un messaggio diretto ai bambini eh, fosse molto importante. I bambini hanno dei grandi recettori e sono in grado di comprendere i messaggi che noi adulti eh, forniamo loro. Ovviamente dei genitori allarmati rischiano di fornire dei messaggi, di veicolare dei messaggi allarmati ai loro bambini. Quindi, eh, eh, sviluppare una strategia di informazione direttamente per loro ci è sembrata una cosa particolarmente interessante e particolarmente importante. Sappiamo, abbiamo esperienza con la nostra attività quotidiana che i bimbi eh, sono capaci di ascoltarci e ascoltano molto noi pediatri di famiglia a volte sono i bambini stessi che recependo le cose che noi raccontiamo loro poi le veicolano ai genitori, ai nonni e sappiamo quanto sia importante proprio in questi giorni che eh, i bimbi siano preservati dal rischio di contagio per non rischiare che vadano a portare il virus alle persone, ai familiari che più sono in difficoltà o possono essere in difficoltà. Certo.